Eccola, eccola, eccola. Allora, ascoltatemi, ascoltatemi tutti, un attimo. Mi raccomando, gentilezza. Sì. E soprattutto, papà, tatto. Tatto? Tatto. Aspetta. No! Che ho fatto? Fermo. Mamma, vado io ad aprire. In così muore. Sì, in cucina. Emanuele, metti a posto. Cucina, Laura, per favore, dai una giostata a papà, eh. Ah, sì, va bene. Ti accompagno. Ma perché sono in disordine? No, 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 stai bene, amore, stai bene. Ciao. Prego, ciao. Salve. Ciao. Sono tutti di là che l'aspettano. Perché non c'ho tatto? No, non c'hai tatto, sì, assolutamente. Amore. Tutto c'è, tatto. C'è. Ciao a tutti, non... lei è mia mamma. Che è anche la mamma di Viola, ovviamente. Sì. 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 La cravatta. Sì. Ciao, piacere, sono Laura Del Fiore. Buongiorno. Scusa, allora... No, no, figurati, noi siamo abituati alle adunate mattutine. Vieni, prego, accomodati. Salve, piacere. Claudia Sacchetti. Claudia Sacchetti. Paolo? Paolo? Paolo. Ah, Paolo Giorgi. Claudia Sacchetti. Paolo Giorgi. Claudia Sacchetti. È italiano? Accomodati. Prego, si accomodi, prego. Accomodi, accomodi, la accomodi. Che bella, allora ne approfitto per fare una bella colazione. Eh sì. Cristina, passa un biscotto. Che stai facendo? Ma è basta, ma prenditi da solo. Che ho fatto? Che ne so io, ma che è un modo di presentarsi, Paolo. Giorgi, la smetti? Non mi è venuta bene. Seduto. E a noi non ce la presenti? Sì, le zie, ecco. Lei è zia Filomena e zia Sofia. Siamo le zie. Ci siamo anche noi, eh. Claudia, sa che ti piacere. Beh, per noi la colazione è una specie di rito. Ci piace ritrovarci qua tutti insieme, anche se noi viviamo da soli. Certo, una specie di rito. Hanno sempre il frigo vuoto. Sono ragazzi. Un po' come lo siamo stati noi. Sai come. È bellissimo, davvero, sembra pranzo di Natale. Mm? Sì, infatti, ce li abbiamo qui anche per pranzo, cena, merenda, insomma. Non ci fanno sentire la loro mancanza. No. Beati voi, davvero. Vabbè, però oggi è un'occasione un po' speciale. Vero, Raul? Mm? Ecco, mamma, io e Cristina, noi... No, loro. Dobbiamo darti una notizia. Vi sposate? No, 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 no. Non proprio. No, no, non vi sposate. Fuochino. Fuochino? Fuochino. No, beh, no, tecnicamente sarebbe proprio un'altra cosa. Aspettiamo un bambino. Ma è sano, è tutto a posto, è sano. Anch'io all'inizio l'ho presa male, mi sono spaventato, però... È una cosa bellissima. Esatto, quello che volevo dire. Oh, amore mio, tanti auguri. Grazie. Tanti auguri anche a te. Oh, auguri. Oh, tanti auguri anche a te, Mario. Paolo. Paolo. Dice Mario. Il figliettino di Raul. Sarà un bambino stupendo. Che palle! Amore, che succede? No, ma niente. Emma sta tutto il giorno attaccata a Viola perché è gelosa di Jean-Claude. Domani arriva. Jean-Claude? Adoro quel ragazzo. Dai, ma... Va bene, noi andiamo all'università, eh. Ciao a tutti. Ciao, amore. Bacino? Ma il profumo che ti ho regalato? Me lo so scordato, mamma. Aspettatemi, vengo anch'io con voi, eh? Ah, anche tu studi? Sì, come distribuire questi. Ah, che brava. Non mi stanco, giuro. Ciao. Mi prendi il giacchetto e la borsa, andiamo, mamma? Sì. Grazie. Comunque, che sia un maschio o una femminuccia, vorrei che prendessi almeno un po' del suo carattere.
amo. Oh. Andare a letto con qualcuno, ma come fai a non ricordartelo? Fossero passati anche 20 anni, dico. A meno che, non lo so, è stata un'esperienza così insignificante o orrenda che uno allora a quel punto ha voluto rimuoverla. No, no, quale orrenda e insignificante? Non è stata una cosa né orrenda né insignificante, altro che... Allora, almeno per me. Ah, allora è una cosa tua. No, sì. La madre di Raul e Viola. No! È una cosa vecchia, una cosa di 20 anni fa, di una volta sola, era in montagna. Era bellissima e quando ci era vestita tutta di bianco e la chiamavano la ragazza delle nevi. Wow. Viva Capodanno! Le andavano dietro tutti, ma lei ha scelto me. È stata la notte più entusiasmante della vita mia. Sì, sì, sono Ursus! Sì! Cioè, lei non mi ha nemmeno riconosciuto. È chiaro, Paolo. È chiaro! Scusa, ha fatto finta di non riconoscerti. C'era Laura, c'erano i ragazzi. Dai, sarebbe stato imbarazzante. Dici? Ma sì, ma sicuro. Allora l'onore è salvo. Salvo? Non ti preoccupare, stai con il tuo amorino. Sì. E qui ci penso io. Sì, amore. Ciao, a dopo, eh. E vorrei dire che il forno lo puliremo con quello che capita. Claudia! Ehi, hey, ciao! Ciao. Dai. Paolo. Paolo, ecco. Senti, adesso non c'è nessuno, potresti smettere di fingere. Come, scusa? Ma scusa, ma guardami bene. Possibile che tu non ricordi nulla? Capisco che è passato tanto tempo, però guardami bene. Scusa, ma se io, se non mi ricordo, non mi ricordo, eh. Sì, ma guardami bene, un attimo. Guardami, guardami bene. Capodanno del 90. Montelivata. Neve. Rifugio. Neve? Sì. Paradise. Neve. Rifugio. Paradise. Sì. Ah! No. No, quella era Cortina. Siamo stati a letto tutta la notte insieme. Che simpatico che sei. Che ti devo dire? Non me lo ricordo, mi dispiace. Ma hai detto anche tu che ero ubriaca, no? Va bene. Passerò i prossimi 20 anni della mia vita a elaborare l'umiliazione. Pazienza. Ma quanto è buffa la vita se ci pensi? Se noi ci rincontriamo dopo 20 anni... Siamo anche un po' parenti. E poi magari ci litighiamo pure il bambino. Beh, c'è poco da litigare. Tu abiti fuori, io invece ce l'ho 2 piani sotto. Ma resteranno mica in quel buco di casa? Quel buco di casa l'abbiamo tirato su io e Laura. Era il nostro rifugio d'amore. Ehi, c'è il mezzetto per i rifugi. Facciamo che è come se non fosse mai successo tra di noi, va bene? Perché ridi? È che è per me che è come se fosse sempre stato così. Scusami, compro la cicuta e torno. No, scherzo. Ma mi dispiace non ricordarmi niente. Aspetta, 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 aspetta. Rock raso. E quindi? E quindi niente. Niente, l'onore non è salvo, non si ricorda nulla, zero. Vabbè, però se aveva bevuto... Ho capito, ma avevo bevuto pure io, però, anzi, scusa, spiegami. Come può essere che per uno è una notte indimenticabile e per l'altro nulla? Ma si può sapere che cosa aveva di così indimenticabile? Lascia stare. Ma dai, ma è incuriosito. Che ci avrà sta Claudia? Non fare quella faccia, guarda che a Claudia piacciono gli uomini. Te lo posso garantire. Tanto che non se li ricorda. Comunque non ho nessuna espressione, solo curiosità. Io sto bene con Roberta. Comunque tu non mi sottovalutare, eh. Potrei farti qualche nome che sono sicura ti sorprenderebbe parecchio. Guarda, io ne ho viste così tante che non mi sorprendo affatto. Ah, meglio così. In che senso? Lascia stare. Lascia stare tu. Lascia stare.